Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così io possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume undicesimo, 8 marzo 1914, capitolo 68. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù non ha lasciato di parlarmi spesso spesso della sua santissima volontà. Dirò quel poco che mi ricordo. Quindi, stando poco bene, nel venire il benedetto Gesù mi disse: «Figlia mia, chi sta nella mia volontà, per tutto ciò che faccio, può dire l'anima, è mio, perché la volontà dell'anima sta tanto immedesimata con la mia, che ciò che fa la mia volontà fa essa. Sicché, vivendo e morendo nel mio volere, non c'è bene che con sé non si porti, perché non c'è bene che la mia volontà non contenga. E di tutti i beni che si fanno dalle creature, la mia volontà ne è la vita». Onde, morendo l'anima nella mia volontà, si porta con sé le messe che si celebrano e le preghiere e le opere buone che si fanno, perché sono tutte frutti della mia volontà. E poi tutto ciò è molto meno a confronto dell'operato stesso della mia volontà che l'anima con sé si porta come sua. Basta un istante dell'operato della mia volontà per sorpassare tutto l'operato di tutte le creature passate, presenti e future. Sicché l'anima, morendo nella mia volontà, non c'è bellezza che la pareggi, né altezze, né ricchezze, né santità, né sapienza, né amore. Nulla, nulla la può eguagliare. Sicché per l'anima che muore nella mia volontà, nell'ingresso che farà nella patria celeste non si apriranno le sole porte del cielo, ma tutto il cielo si abbasserà per farla entrare
nel celeste soggiorno per fare onore all'operato della mia volontà. Che dirti poi la festa, la sorpresa di tutti i beati nel vedere quest'anima tutta improntata dell'operato della volontà divina, nel vedere in quest'anima che tutto ha fatto nel mio volere, che tutto ciò che ha fatto in vita, ogni suo detto, ogni pensiero, parola, opera, azione, eccetera, sono tanti soli che l'adornano, ed uno diverso dall'altro nella luce e nella bellezza. Nel vedere in quest'anima i tanti rivoli divini che inonderanno tutti i beati e che non potendoli contenerli il cielo scorreranno anche in terra bene deviatori. Ah, figlia mia, la mia volontà è il portento dei portenti, è il segreto per trovare la luce, la santità, le ricchezze, è il segreto di tutti i beni e non è conosciuto e quindi né apprezzato né amato. Apprezzalo ed amalo almeno tu e fallo conoscere a chi ne vedi disposti. Un altro giorno, stando soffrendo, mi sentivo di non poter fare nulla, onde mi sentivo oppresso e Gesù, stringendomi tutta a sé, mi disse: figlia mia, non affannarti, cerca solo di stare abbandonata alla mia volontà ed io farò tutto per te, perché è più un solo istante nella mia volontà che tutto ciò che potresti fare di bene in tutta la tua vita. Ricordo anche che un altro giorno mi disse: figlia mia, chi veramente fa la mia volontà può dire che per tutto ciò che si svolge in sé, tanto nell'anima quanto nel corpo, ciò che sente, ciò che soffre, può dire: Gesù soffre, Gesù è oppresso, perché tutto ciò che le creature mi fanno mi giunge fin nell'anima in cui dimoro, che fa la mia volontà. Sicché se le freddezze delle creature mi giungono, la mia volontà le sente, ed essendo la mia volontà vita di quell'anima, di conseguenza ne avviene che anche l'anima le sente. Sicché invece di affliggersi di queste freddezze come sue, deve stare intorno a me per consolarmi e ripararmi per le freddezze che mandano le creature. Così se sente distrazioni, oppressione d'altro, deve stare intorno a me per sollevarmi e ripararmi, non come cose sue, ma come mie. Perciò l'anima che vive della mia volontà sentirà tante diverse pene a seconda delle offese che mi fanno le creature, ma repentinamente e quasi da soprassalto, come pure proverà gioie, contenti, indescrivibili. E se nell'una devo occuparsi a consolarmi e ripararmi, nelle gioie e contenti a goderseli. Ed allora la mia volontà trova il mio tornaconto, altrimenti ne resta contristata, senza poter svolgere ciò che contiene il mio volere. Un altro giorno mi disse: figlia mia, chi fa la mia volontà assolutamente non può andare in purgatorio, perché la mia volontà purga l'anima di tutto, ed avendola tenuta così gelosamente in vita, custodita nel mio volere, come potrò permettere che il fuoco del purgatorio la tocchi? E poi al più le potrà mancare qualche abbigliamento, e la mia volontà, prima di svelarle la divinità, la va abbigliando di tutto ciò che le manca e poi mi svelo. Capitolo 69, 14 marzo 1914. Quest'oggi stavo fondendomi tutta in Gesù, ma tanto da sentire al vivo e reale tutto Gesù in me, e mentre lo sentivo mi ha detto, ma in modo così tenero e commovente che il mio povero cuore si sentiva crepare: figlia mia, mi è troppo duro non contentare chi fa la mia volontà. Come tu vedi, non ho più mani, né piedi, né cuore, né occhi, né bocca. Nulla mi resta. Nella mia volontà che ti sei presa, di tutto ti sei impadronita, ed a me nulla mi resta. Ecco perciò ai tanti gravi che inondano la terra, non piovono i flagelli meritati, perché mi è duro non contentarti. E poi come lo posso, che non ho le mani e tu non me le cedi? Se mi saranno assolutamente necessarie, sarò costretto a farti un furto, oppure convincerti in modo che tu stessa me le cederai.
come mi è duro dispiacere chi fa la mia volontà, dispiacere a me stesso. Io ne sono rimasta stupita di questo parlare di Gesù. Non solo, ma vedevo davvero che io tenevo le mani, i piedi e gli occhi di Gesù e gli ho detto: Gesù, fammi venire. E lui: dammi un altro poco di vita in te e poi verrai. Il primo capitolo che abbiamo ascoltato porta abbastanza in alto, come Luisa ha spiegato, sono una serie di piccoli resoconti che lei dà dell'ultimo tempo, no? Il mio amabile Gesù non ha lasciato di parlarmi spesso della sua santissima volontà, dirò quel poco che mi ricordo, e quindi apre diversi argomenti, almeno due o tre. Sì, e ciascuno di essi ha un senso compiuto e delle caratteristiche particolari su cui occorre meditare. Vediamo nel primo. Nel primo c'è un'espressione che è morendo nel mio volere, morendo l'anima nella mia volontà, morendo l'anima nella mia volontà, l'anima che muore nella mia volontà. Quindi ci sono almeno quattro volte, io ho contato, insomma, che ricordo, forse cinque addirittura. E all'anima che muore nella mia volontà sono annunziati una serie di straordinari effetti. Si porta con sé le messe che si celebrano, le preghiere, le opere buone che si fanno, perché sono frutti della mia volontà. Nell'ingresso che farò nella patria celeste non si apriranno le sole porte del cielo, ma tutto il cielo si abbasserà per farle entrare. Poi, non c'è bellezza che la pareggi, l'anima che muore nella mia volontà, né altezze, né ricchezze, né santità, né sapienza, né amore, nulla la possono uguagliare. Ancora. Nel vedere quest'anima tutta improntata dell'operato della volontà divina, che tutto ha fatto nel mio volere, ancora, tutto ciò che ha fatto in vita, ogni suo detto, ogni pensiero, parola, opera, azione, eccetera, sono tanti soli che l'adornano, uno diverso dall'altro nella luce e nella bellezza. E di questo non soltanto saranno inondati di felicità e beati, ma addirittura, non potendoli contenere, il cielo, dice Gesù, scorreranno anche in terra a bene dei viatori. E Gesù chiude, diciamo, questo panegirico, questa apologia della divina volontà, con alcune espressioni, alcune note: non la mia volontà è il portento dei portenti, altre che sono da ben meditare. Il segreto per trovare la luce, la santità, le ricchezze, il segreto di tutti i beni, e non è conosciuto e quindi né apprezzato né amato. Conseguentemente apprezzalo ed amalo almeno tu, e fallo conoscere, attenzione, a chi ne vedi disposti. Ecco, questo testo basterebbe già per esaurire una meditazione di senso compiuto, no? E allora, il concetto, chiamiamolo così, anche se il termine è brutto, che sta alla base di questa spiegazione di Gesù è questa. E quando si muore, ci si sperde nella divina volontà e si opera costantemente in essa, sono espressioni sinonimiche, no? Tutto ciò che la divina volontà in se stessa opera, non c'è bene che la mia volontà non contenga, non c'è bene che con sé non si porti, tutti i beni che fanno le creature, la mia volontà ne abita. Di tutto questo viene a rendersi partecipe l'anima. Poi Gesù più avanti dà altre ulteriori caratteristiche. Ecco perché ogni pensiero, parola, opera, azione sono tanti soli che l'adornano. Perché non sono azioni che hanno come principio primo l'individualità finita e ordinata dell'anima, ma sono compiute appunto nel divin volere, per cui evidentemente, pur essendo il soggetto umano
che opera, pensa, agisce, eccetera, eccetera. Tutto questo però viene divinizzato e profondamente divinizzato. Basta un istante nell'operato della mia volontà, dice Gesù, per sorpassare tutto l'operato di tutte le creature passate, presenti e future. Questo è evidentissimo, no? Se uno capisce alcune cose, perché un'operazione nella divina volontà cessa di essere una povera e semplice azione meramente umana, ma appunto un'azione divina, non perché, attenzione, la divina volontà opera sostituendosi all'umana volontà, attenzione, ma perché l'umana volontà opera nella divina volontà, quindi facendone con un atto volontario e facendola con un atto diventare volontario, che è un atto interiore, diventare principio primo dei suoi atti. Questo sappiamo che i principi remoti, insomma, che sono la base di questo, sono l'eternità della divina volontà, il fatto che noi siamo creature di Dio, soprattutto il fatto fondante e fondamentale dell'incarnazione, per mezzo della quale nostro Signore Gesù Cristo, questo da un punto di vista teologico, ha comunicato a noi, nella misura in cui li vogliamo ricevere, tutti i meriti della sua vita terrena, nessuno escluso, tutto quello che lui ha fatto. Tanto è vero che già nel Nuovo Testamento San Paolo tante volte parla di termini come rivestirsi di Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questo per far sempre comprendere come queste spiegazioni di Gesù vanno sempre intesa nell'orizzonte della esplicitazione. Cosa vuol dire rivestirsi di Cristo? Cosa vuol dire non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me? Eccolo qui. Cosa vuol dire che per mezzo del battesimo siamo morti in Cristo per risorgere con Lui? Cosa vuol dire nelle sue ultime conseguenze, nelle sue ultime effetti? L'anima morendo nella mia volontà. Attenzione, prima di andare oltre. Ecco il punto fondamentale, l'anima morendo nella mia volontà. E qui c'è tutta la dimensione tipicamente cristiana, appunto dell'abnegazione, della rinuncia a se stessi, ma non come un gesto negativo. Rinuncia a se stessi significa, cosa dice Gesù? Anche qui, l'anima morendo nella mia volontà. Cioè, Gesù nel Vangelo è chiaro, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Chi perderà la propria vita a causa mia e del Vangelo la salverà. Queste parole devono essere ben meditate dai discepoli di Gesù. Oggi ci sono dei grossi problemi perché prima ancora dell'ignoranza di questi scritti, e il motivo per cui più di qualcuno dice di non capirli purtroppo è perché non si conosce bene, non si capisce bene il Vangelo. Perché quando si è conosciuto bene, si è compreso bene il Vangelo, non è tanto difficile capire alcuni passaggi. Rinnegare se stessi significa dire io non mi conosco, non mi riconosco più e soprattutto non mi voglio riconoscere più. D'accordo? Anche qui gli esempi nella meditazione, anche questo, cioè il tasso con cui cominciamo a comprendere certe cose, per esempio, dovrebbe rendere immediatamente facile, nella meditazione anche personale, fare un esempio, d'accordo? Facciamo proprio un esempio di una raffinatezza per far comprendere che significa morire nella propria volontà, no? Allora, facciamo finta che io sto male, ho una malattia, sono ricoverato in ospedale, seria. Una persona a me particolarmente cara non mi fa neanche una telefonata. Allora, vogliamo cominciare a fare un po' di esempi di pensieri umani, quindi di vita, di volontà umana? Basta il pensiero, Ma tu guarda, questo non mi ha fatto manco una telefonata. Ma che razza d'amico è? Ma con tutto quello che io ho fatto per lui nella mia vita.
E quando lui ci aveva bisogno, gli sono stato sempre vicino. Allora, chiunque sentirà queste cose dirà: ma questo è normale, ma questo è umano. È certo che è umano, certo che è umano, questa è la volontà umana. Che sono grossi peccati questi? Non sono grossissimi peccati, certo non sono atti di virtù questi pensieri, ma non sono grandissimi peccati, ma sono modi di pensare umani. Se la mia volontà muore nella divina, dinanzi allo stesso fatto, io dico, non ci penso nemmeno. Cioè al pensiero che generalmente poi è ispirato da qualcun altro, che ti stira nella testa, ma guarda un po', tu magari non ci stai manco a pensare, ma guarda un po' questo farabutto, non ti ha manco fatto una telefonata. Ecco, appena questo pensiero arriva, perché può arrivare, specialmente se ci dà una soffiatina il diavolo, io lo stronco sul nascere. Sono qui in questo bell'ospedale come regalo della Divina Volontà e mi prendo in questo ospedale quello che la Divina Volontà mi manda. Se i medici sono buoni lo ringrazio, se i medici sono più ignoranti meglio, così soffro un po'. Se gli infermieri sono gentili e bravi ne ringraziamo il Signore, se sono sgarbati e incompetenti pazienza. Se mi viene a trovare una montagna di persone ne ringrazierò e ne glorificherò il Signore. Se vuole venirmi a trovare nella mia sofferenza soltanto Gesù, non ringrazierò Lui. Questi sono atti di volontà, quindi non è che l'anima, come dire, è inerte come qualcuno o dorme, perché siamo noi che indirizziamo i nostri pensieri. Allora, tenere un pensiero del genere, cosa fa la volontà che vuole morire nella volontà divina, la tua volontà umana? Lo stronca, non lo asseconda. E pensa subito: ah, Signore mio, a me mi basta la tua presenza. Tu, la tua volontà, disposto che questa persona non venisse, vuol dire che tu vuoi che io soffra questo dolore. Te lo offro molto volentieri, ma tanto quello che mi darai tu per questa visita non ricevuta sarà 100 volte tanto. Questo, a mio avviso, è un esempio molto opportuno e molto calzante di cosa significa morire nella divina volontà e vivere, scusate, morire alla divina volontà, d'accordo? O appunto morire nella divina volontà e quindi morire, far morire la volontà proprio umana, ecco, così non ci incartiamo troppo. È a queste condizioni che, voi capite, cioè una persona che vive questo, ma certo che è un sole radioso, d'accordo? Ma certo che ogni detto, ogni pensiero, ogni parola sono tanti soli, ma perché? Il requisito è che muoia nella divina volontà, cioè non pensiamo, io ogni tanto, cioè non pensiamo che io faccio l'atto preventivo e poi se mi metto a far chiacchiere o a pettegolare, mica vale quello che ha detto Gesù, cioè che ogni parola è un sole, ogni parola di pettegolezza è un sole, ma certamente no. Quello che sto cercando di spiegare è che tutte queste bellissime cose sono dette dell'anima che muore nella divina volontà, perché se non muore nella divina volontà non c'è niente di tutto questo. C'è semplicemente tutti i giorni salario e conseguenze, sotto tutti i punti di vista, della tua povera volontà umana. A seconda di un pensiero del genere, che succede? Ti viene la tristezza, ti viene lo sconforto, magari il risentimento verso quella persona. Minimo queste cose, se tutto va bene, possibili maldicenze future, perché poi viene un'altra amica a dire: guarda, quel farabutto e ne parli male con qualcun altro. Come si sta campando così? Bene o male? Basta semplicemente farsi delle semplicissime domande. E come si starebbe se io fossi capace di stroncare il pensiero e fare davanti a Gesù quel ragionamento santo che ho spiegato prima? Penso che sono domande retoriche queste qui, no? Però dobbiamo entrare in questi meccanismi. Sto dicendo una parola. Gesù nel Vangelo, anche perché non conosciamo il Vangelo, nel Vangelo di Matteo dice che di ogni parola insensata, o se si preferisce oziosa o inutile, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Sta scritto nel Vangelo di Matteo. Vediamo se... Sta scritto nel Vangelo di Matteo. Le parole inutili, le parole oziose o le parole insensate.
e adesso purtroppo non trovo al volo la citazione, ma la troverò eventualmente nei prossimi giorni. È intorno al capitolo 12-13 di San Matteo. Di ogni parola inutile sarà chiesto conto agli uomini nel giorno del giudizio. Dice proprio così. Quindi se Gesù afferma esplicitamente questa cosa, non ci sta ammonendo che prima di aprire bocca sarebbe bene collegare un momentino il cervello? Trovato la citazione, io vi dico che di ogni parola infondata, traduce così la traduzione del 74, che è quella che ho davanti, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. È chiaro che una parola insensata non è una parola detta morendo nella divina volontà, ma è una parola detta vivendo nell'umana volontà, e i frutti che produrrà saranno certi frutti. Allora, qui per dire, stanno finendo i tempi della meditazione, non fa niente, che la vita nella divina volontà si snoda su un binario, d'accordo, su due rotaie. Il primo è un lavoro profondissimo su noi stessi e costante. Il secondo è un lavoro volto a cercare, attraverso le cose che Gesù stesso insegna, l'atto preventivo, l'atto di fusione. Qui Luisa comincia dicendo: stavo fondendomi nel divin volere, nel secondo capitolo, no? Stavo fondendomi tutta in Gesù, e poi Gesù gli dice quelle cose meravigliose, no? E quindi l'atto preventivo, l'atto di fusione, l'atto attuale, i giri, ecco, richiamati il più possibile. Poi c'è anche il momento della preghiera profonda, i giri nel Fiat Redimente, l'ora della passione. Quindi ci sono questi canali dove noi, la nostra volontà opera nel senso che cerca di prendere, di andare a prendere gli atti fatti dal divin volere, di trovare questa spirituale unione con lei per farne il principio della nostra vita. Questo è importante, ma la divina volontà non può essere il principio di una vita condotta praticamente su orizzonti completamente umani. Quindi la dimensione che comporta il nostro impegno, la nostra vita di santificazione, non solo che non è annullata, ma è vivissima ed è al massimo livello, perché qui si tratta di raggiungere, attraverso questo segreto, la santità, ed è la divina volontà stessa che piano piano, come ho fatto io a fare prima un ragionamento di questo genere, no? Perché una persona si renda conto che un pensiero che sta facendo è un pensiero balordo, non ci vorrà un pochino di luce. Ci vuole un pochino di luce e ci vuole anche una finestra aperta alla luce. Questi effetti sono prodotti dalla divina volontà in noi. Quindi mano a mano si determina questo santo circolo soprannaturale, cioè tu cominci ad entrare e la luce aumenta, cominci ad agire meglio in base alla luce che ti è arrivata, e poi ne arriva ancora, ti accorgi di altre cose. È l'azione, l'operazione che noi non conosciamo, misteriosa, della divina volontà nella nostra anima, che ci inonda sempre più di luce, che ci porta ad una santità sempre più vera. L'abbiamo visto nei giorni scorsi. La santità non consiste nel moltiplicare anche opere sante esteriori, che sono importantissime, fondamentali. Cioè, ordinariamente non si diventa santi se non si va a messa tutti i giorni, non si ha una vita intensa di preghiera, a meno che, come sappiamo, la divina volontà non ci porti lontano, ma non si riduce a questo la santità. Quelli sono mezzi in relazione al fine. La santità richiede la tua volontà di farti santo, evidentemente con l'aiuto della grazia di Dio. Poi le ricchezze. Gesù dice: la mia volontà è il portento dei portenti, il segreto per trovare la luce, la santità, le ricchezze. Le ricchezze. Quali ricchezze? Le ricchezze materiali. Ma che ci facciamo con le ricchezze materiali? Cioè, in confronto a questo, a tutta la pienezza di beni e di benessere che si avverte vivendo in questo modo, ma che te ne importa delle ricchezze? Cioè, una delle cose che si vede, cioè Dio provvede a tutte quante le nostre necessità materiali. Tranquillo, questo non vuol dire che uno debba stare a braccia conserte senza fare niente dalla mattina alla sera, perché questa non è divina volontà. La divina volontà, come dice San Paolo nelle sue lettere, che chi non vuol lavorare neppure mangi. Un conto che uno è disoccupato contro la propria volontà e prende la croce, un conto che uno fa nullone
perché c'ha voglia di fare niente se pensa che il nostro Signore se lo tenga a carico gratis. Questo non va bene, no? Ma quando il non lavorare non dipende dalla nostra volontà, per esempio, Dio provvede, non morirai di fame. Forse dovrai umiliarti un po', accettare qualche aiuto, qualche elemosina, ma stai tranquillo che tra i santi né morto di fame nessuno. Manco quelli che hanno fatto digiuni scriteriati, sono morti per altre motivazioni. Non si muore di fame. Poi, la divina volontà è il segreto di tutti i beni. Attenzione, Gesù dice tutti i beni. Ma già Salomone, lo stiamo meditando nelle ore sante del giovedì in questo periodo, quando parla della ricerca della sapienza, dice testualmente nel libro della sapienza, di nuovo richiamo la Sacra Scrittura, ho chiesto la sapienza, insieme con lei mi sono venuti tutti i beni, nelle sue mani una ricchezza incalcolabile, perché la sapienza non è altro che la sapienza increata, cioè il Verbo Eterno di Dio, ma la vita nella divina volontà è vivere fusi con il Verbo Eterno di Dio, d'accordo? In particolare, avendo come riferimento il Verbo di Dio fatto carne, che si è fatto nostro fratello amico, che come uomo più e prima di ogni altro, certo, lui l'ha fatto per natura, per unione ipostatica, ma ha, come dire, orientato la sua volontà umana distinta da quella divina, è sempre tale rimasta, qui c'è un concilio che ha condannato il monotelismo, ma costantemente facendola vivere e operare solo nella divina volontà. Cioè anche Gesù non ha mai fatto un atto di volontà umana, non nel senso che non agiva con la volontà umana, ma nel senso che non faceva quello che voleva lui secondo l'umanità, ma era sempre orientato a quello che voleva la Santissima Trinità, di cui lui era la seconda persona, secondo la divinità. E questo ha fatto, in maniera perfettissima, e operando in maniera perfettissima e noi misteriosa, in questo orizzonte, a beneficio dell'universo intero. Gesù conclude con questa esortazione, ecco, tutta questa roba non è conosciuta e quindi non è apprezzata né amata. Non si rendono conto gli uomini di quale tesoro inesauribile hanno e che quanti se lo procurano, cito sempre a memoria il libro della sapienza, si attirano all'amicizia di Dio. Lo vedremo adesso, domani riprenderemo la meditazione perché non è finita, abbiamo altre cose da fare, quindi la continueremo, facciamo prima parte oggi. Tra le cose che dice, bellissime, è che i benefici stessi di Gesù passano a colui che vive in questo modo, tali e quali, e addirittura viceversa, però questo sarà oggetto del seguito, ecco, della meditazione odierna. Bene, abbiamo alzato lo sguardo, o Santa Vergine Maria, sul portento dei portenti, sul segreto per trovare la luce, la santità, le ricchezze, il segreto di tutti i beni. Il segreto è morire nella divina volontà, nel senso che abbiamo meditato, nel senso che tu hai vissuto fin dal primo istante del tuo concepimento. La tua volontà non ha avuto possibilità, per tua scelta e per il dominio che attraverso la tua stessa volontà hai esercitato su di lei, di compiere nessun atto personale proprio, che non fosse in consonanza con i divini voleri, in unione con i divini voleri, sempre e in tutto. Questo è il segreto. Sembra una cosa
difficilissima e brutta, non posso mai fare niente, insomma, eccetera, eccetera. Ma in realtà è, come appunto abbiamo meditato, il segreto dei segreti. Perché solo vivendo questo si partecipa veramente di tutti i beni possibili e immaginabili, anche a partire da questa vita, che è certamente una valle di lacrime, ma se vissuta nel divin volere, si tinge di colori, ecco, di ambienti e di sapori di cielo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.